Continuiamo questo nostro percorso di riflessione sulla vita, ma anche sul sacerdozio di Padre Pio attraverso il libro che ci ha iniziato ad accompagnare all'inizio della novena di Padre Pio e ci continuerà ancora ad accompagnare, perché poi il discorso si farà anche un po' più vasto, il libro che, ripeto ancora una volta, che si intitola Lettera ai sacerdoti, scritto a quattro mani da Fra Emiliano Antenucci e Stefano Campanella. Un libro però che non è riservato solo ai sacerdoti, lasciatemelo dire, ma può essere e deve essere una lettura che anche tutti i fedeli laici possono fare, anche i non credenti, perché veramente dalle riflessioni, dagli spunti, dalle provocazioni e anche dalle batoste che emergono da questo libro è possibile veramente non solo riflettere sulla propria vita sacerdotale, se si è preti, se si è sacerdoti, ma anche riflettere sul dono del sacerdozio da parte dei fedeli laici e quindi anche predisposti ad una maggiore comprensione, ma anche ad una maggiore chiarezza, a una maggiore amore che molte volte deve spingere anche il fedele a rimproverare un ministro ordinato, a rimproverare il proprio parroco, a rimproverare il diacono, a rimproverare la suora, ma fatto con amore. Adesso non me ne vogliono tutti i preti, ma fatto con amore, le carezze di amore. Torniamo alle sofferenze che hanno segnato sin dall'inizio la vita e il ministero di Padre Pio da Pietrelcina. Bene, viene ordinato finalmente dopo tante difficoltà, viene autorizzato dopo altrettante difficoltà dal Padre Benedetto, il provinciale del tempo, a poter confessare, ma adesso vi è un altro problema. Padre Pio, per motivi di salute, non ancora riesce a tornare in convento. E Padre Benedetto, anche su questo, è ormai deciso e dice a Padre Pio o dentro o fuori il convento. Perché Padre Benedetto pensava dentro di sé che la permanenza di Padre Pio extra chiostro, fuori dal convento, non fosse una prova di Gesù. Perché lui faceva questo ragionamento. Come può Gesù tenere un suo figlio fuori dal chiostro dove lo ha chiamato per salvarlo e tenerlo fuori? Domande, interrogativi legittimi, ma che non sempre noi uomini, attraverso la nostra intelligenza, possiamo percepire e capire i misteri di Dio. E Padre Pio, dopo alcuni richiami, e dopo anche alcuni provvedimenti, a Padre Pio gli si dice che lui o rientra in convento o sarà fuori dal convento. Che cosa scrive Padre Pio a Padre Agostino da San Marco in Lamis, che in questo momento cerca di stargli vicino e di incoraggiarlo? Padre Pio scrive questo. Scrive, ecco qua. Risponde Padre Agostino, mi sento affatto impotente e privo più che mai di ogni forza per quel tal sacrificio che voi da me chiedete. Tal privazione di forza non può affatto provenire dall'istinto della propria conservazione, poiché tengo a dichiararvi e ne chiamo Dio in testimone che io bramo ardentemente la morte e molte preghiere e lacrime fo al Signore per tal fine. Che cosa Padre Pio voglia dire in risposta alle sollecitazioni di Padre Agostino e alle decisioni del Padre Provinciale? Lo vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!